Salve e benvenuti sul mio canale. Qui la seconda parte del video, come dipingere una natura morta dal vero. Iniziamo a dipingere il macina spezie, miscelando questi colori. Il rosso primario con il blu oltremare, il verde terra e l'arancio brillante. Con questa tonalità andiamo a dare la prima mano. Qui andiamo a coprire tutte le parti con una mano di colore iniziale. Anche il pomello è dello stesso colore, ma più lucido. Con il giallo primario, il blu oltremare e il rosso primario creiamo la cupola in ottone, creando già da adesso delle parti di chiaroscuro, così da evidenziare la sua rotondità. Andiamo a dipingere tutti i particolari del macinino e proseguiamo con il chiaroscuro. Cerchiamo di portare il colore il più possibile in modo che segua la forma dell'oggetto. Questa è la prima fase per dipingere i colori principali, per poi in seguito andare a modellare e definire l'oggetto in modo più dettagliato. Seguendo la tecnica delle velature e del chiaroscuro, renderà più facile ottenere un risultato pittorico e visivo armonioso e con tinte tenui, cioè i mezzi toni. Così con i colori possiamo creare l'illusione della tridimensionalità. Aggiungendo dell'arancio brillante, il bordo risulterà più in evidenza, più in primo piano. Ora, con questa tonalità di colore, un terra di siena naturale scura, miscelando questi colori, il rosso primario con il blu oltremare, il verde terra e l'arancio brillante. Iniziamo a dare il colore in modo più corposo e con qualche pennellata di tono più scuro creiamo l'effetto del legno. Perché il rosso primario e non un rosso carminio o cadmio? Perché con un rosso primario ottengo un marrone più vivace e non tendente al viola. Con il colore arancio brillante e una punta di blu oltremare andiamo a dare la luce nelle parti più illuminate. Che
creiamo delle ombreggiature più forti per far risaltare anche di più le zone luminose. Adesso possiamo definire tutti i dettagli che riguardano il macina spezie e quindi creare quella tridimensionalità che ha l'oggetto che stiamo dipingendo. Il contrasto di colore per creare degli oggetti è fondamentale per le tonalità vivaci. Per i colori insaturi, l'accostamento di questi toni si ottiene sfumando il colore direttamente sull'oggetto, ottenendo delle sfumature nella parte centrale. E anche per la luminosità, quando un oggetto viene illuminato da una luce più forte, il colore circostante avrà sempre delle sfumature. Cerchiamo di portare il colore il più possibile in modo che segua la forma dell'oggetto. Adesso qualche colpo di luce per dare volume all'oggetto e con lo stesso colore delle sfumature anche sugli angoli, perché i colori dell'ottone si espandono anche sulle parti circostanti. Ovviamente si possono esaltare dei particolari a piacere nostro in base al modo di dipingere e alla tecnica pittorica che stiamo attuando. Essendo un oggetto quadrato, le linee e gli angoli devono essere più precisi possibili. Se avete delle domande in proposito, fatemi sapere qua sotto con un commento. Vi auguro una felice giornata, buona pittura e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!